Siamo a Grotta Zolina per l'ultima prova della settima Cross Cup, edizione 2017-2018. Stiamo parlando di ciclocross, quello istituito dal Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale. Dicevamo, è l'ultima prova, questa che assegnerà naturalmente anche le classifiche conclusive. Si sono svolte diverse prove, la prima il 29 di ottobre a Belmonte Piceno, il 4 novembre a Grotta Zolina, il 18 di novembre a Fermo presso il Ruzzodromo, il 9 dicembre ad Amandola, il 24 dicembre il campionato regionale a Pontemaglio, il 6 di gennaio a Rubbianello, il 13 gennaio a Fermo, il 21 gennaio ad Altidona. Il 4 febbraio oggi si conclude la settima Cross Cup con il Memorial Ugo Traini, un ciclista che ha avuto sempre una grande passione per questo sport. A 2 anni dalla sua scomparsa viene ricordata la sua figura, una santa messa. Ci sarà nei prossimi giorni a Grotta Zolina presso la Sala Rossa. Il vincitore assoluto di oggi avrà in premio il primo premio offerto dall'azienda agricola Scendoni Ubaldo. Dicevamo, ciclocross con le classifiche che al momento sono ancora tutte da indirizzare, alcune sì, alcune no. Nelle donne al comando troviamo Simona Cinti, oramai inattaccabile. Per quanto riguarda l'Elite Sport, è inattaccabile al primo posto Gabriele Viozzi, Master 1 Federico Bianchi e Luca Agricini al comando. Qui naturalmente si decide poi allo sprint, nell'ultima prova, quella che sarà la vittoria conclusiva. Nei Master 2 Andrea Campetella al comando, oramai inattaccabile. Nei Master 3 Fabio Costanzi al comando, anche lui inattaccabile. Master 4 al comando troviamo Massimo Viozzi, che naturalmente proverà a respingere l'attacco di Gianluca Ciccolini. Nei Master 5 al comando Fabrizio Viozzi, inattaccabile nei confronti di Emiliano Angelini. Master 6 al comando Adriano Conti davanti a Carlo Castelli e Paolo Pirani. Master 7 al comando ad Amore, che oggi non prenderà il via per un problema fisico, davanti a Claudio Polini. Master 8 Giorgio Pagliarini al comando, ormai ha vinto, inattaccabile davanti a Paolo Tempestilli. Prima della partenza sole a Grotta Zolina, temperatura gradevole per quanto riguarda una gara di ciclocross, davvero molto ambita questa chiusura della settima Cross Cup. E prima della partenza, una volta che i corridori sono stati naturalmente posizionati proprio per il via ufficiale, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Ugo Traini. Bellissimo, grande applauso per ricordare Ugo Traini. Sono una quarantina dunque i corridori che prenderanno parte a questo Memorial Ugo Traini, ultima prova per quanto riguarda la Cross Cup. Gli atleti si allineano, pronti per quanto riguarda la partenza, due gruppi distaccati di qualche secondo l'uno dall'altro prendono il via in questo momento. Questo è il primo gruppo che vedete inquadrato dalle telecamere guidate da Mauro Mancini, primo gruppo che prende il via. Tra poco, eccolo qui, il secondo gruppo. Entriamo nel tracciato di gara con Lavigna, il punto più duro per quanto riguarda questa manifestazione. Alla prima tornata, sarebbe un giro piccolo, corto, troviamo al comando con il numero 353 Fabio Costanzi della Polisportiva Belmontese, che è al comando davanti a Luca Agricini, gruppo ciclistico Capodarco. Poi Gino Mercuri, dorsale 363 della Polisportiva Belmontese. Alla quarto posto troviamo Walter Funari dell'Extreme Bike Team. Per quanto riguarda la classifica al femminile, davanti troviamo Cinzia Zacconi con un vantaggio minimo rispetto a Simona Cintio, la leader della classifica alla femminile. Alla termine della prima tornata le posizioni cambiano, perché Costanzi alla comando viene raggiunto da Emanuele Serrani, il portacolori del pedale agulianese. Due alla comando, ad inseguire sono in tre, sono Mercuri, Griccini e Funari. Abbiamo percorso 7 minuti di gara, queste gare si disputano sulla distanza di 40 minuti più un giro. La situazione non cambia nemmeno al secondo giro, 11 minuti di gara, Serrani e Costanzi sono davanti a Griccini e Mercuri, poi via via tutti gli altri. In campo femminile troviamo alla comando saldamente Cinzia Zacconi, davanti a Simona Cintio, Gisella Giacomozzi e poi Patrizia Labardi dell'Extreme Bike Team. Andiamo al terzo giro, siamo
a 16 minuti di gara. Serrani e Costanzi sono sempre alla comando. Dietro troviamo Griccini, gruppo ciclistico Capodarco, poi troviamo Gino Mercuri e Funari. Questa è la situazione per quanto riguarda le prime posizioni. Si continua così anche per quanto riguarda il minuto di gara numero 21. Abbiamo superato metà gara con Serrani e Costanzi davanti. Però al terzo posto cambia la posizione perché rimane molto forte da dietro anche Massimo Viozzi della New Mario Pupilli, davanti a Mercuri e a Griccini. E alla portacolori del gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco, Lucio Griccini. E dunque situazione che cambia alle spalle del tandem di testa, ma attenzione perché al minuto di gara 26 Emanuele Serrani, pedale agulianese, è solo al comando. Ha staccato Costanzi, Fabio Costanzi, del portacolori della polisportiva belmontese. Al terzo posto transita Viozzi, poi Mercuri e Griccini. Questa è la situazione in campo femminile, posizioni che non mutano, con Cinzia Zacconi sempre più saldamente davanti a condurre. Dietro troviamo Simona Cinchio, poi Gisella Giacomozzi e Patrizia Labardi. Serrani continua il suo forcing solitario alla comando. Minuto 30 di gara, quindi meno 10 più un giro dal termine, Serrani è al comando, guadagna ancora su Costanzi. Viozzi da dietro occupa il terzo posto, prova a postarsi sulla seconda posizione, guadagna nei confronti di Fabio Costanzi. Poi troviamo Gino Mercuri e Griccini. Questa è la situazione in campo maschile. Serrani continua a pedalare davvero molto forte, il portacolori della pedale agulianese pedala e guadagna ancora sui più immediati inseguitori. Costanzi riesce a mantenere il secondo posto e alla fine il successo è per Emanuele Serrani della pedale agulianese, davvero una bella vittoria la sua, davanti a Fabio Costanzi e a Massimo Viozzi, portacolori della New Mario Pupilli. In campo femminile vittoria per Cinzia Zacconi per quanto riguarda la New Mario Pupilli, davanti a Simona Cinchio, stessa squadra. Terzo posto per Gisella Giacomozzi, stessa squadra. Quarto posto per Patrizia Labardi. Davvero una bella manifestazione, questo Memorial Ugo Traini qui a Grotta Zolina, organizzato molto bene dal CSI di Giampiero Conti. C'era anche la voglia di pedalare bene quest'oggi. E andiamo adesso a vedere quelle che sono state le classifiche finali per quanto riguarda la Cross Cup. In campo femminile successo per Simona Cinchio davanti a Gisella Giacomozzi e Patrizia Labardi. Categoria M8, vittoria per Giorgio Pagliarini della Sace davanti a Paolo Tempestilli e Gianni Damen. Categoria M7, vittoria per Adamo Re davanti a Claudio Polini e Claudio Frollà. Categoria M6, successo per Adriano Conti davanti a Carlo Castelli e a Paolo Pirani. Categoria M5, vittoria per Fabrizio Viozzi davanti a Paolo Miloni ed Emiliano Angelini. Categoria M4, vittoria per Massimo Viozzi davanti a Gianluca Ciccolini e Mauro Mercuri. Categoria M3, vittoria per Fabio Costanzi davanti a Gino Mercuri e Alberico Venturini. Per quanto riguarda gli M2, vittoria per Andrea Campetella davanti ad Emanuele Serrani. Terzo posto per Giorgio Rossini. E per quanto riguarda la categoria M1, vittoria per Lucio Griccini davanti a Federico Bianchi e Gianluca Pioli. Elite Sport, successo per Gabriele Viozzi davanti ad Andrea Vesprini e Walter Funari. A un certo punto gli organizzatori sono stati raggiunti dal presidente della SC Monturanese, ovvero sia Brandino Trottianesi, che organizzerà il prossimo 5 maggio a Monte Urano una gara nazionale per dilettanti elite e under 23, ed è stato lui a premiare le società. Prima classificata New Mario Pupilli, Grotta Zolina con 99 punti, davanti all'Aria Sibilla con 39, terzo posto per l'Extreme Back Team a 26, quarto posto a pari merito per Abitacolo Sport Club e GS Studio Moda Air Gallery. Dunque
si è chiusa la Cross Cup 2017-2018 con la prova di Grottazzolina, tanta voglia di stare insieme, e adesso dopo naturalmente il ciclocross si tornerà a pedalare su strada, ma questa edizione della Cross Cup organizzata dal Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale ha lasciato veramente tutti di stucco, perché con una bella premiazione finale che si è svolta proprio nel miglior modo possibile e con un rinfresco proprio alle vicinanze del carnevale, dunque con i prodotti che si mangiano proprio tipicamente nella carnevale, si è chiusa questa bellissima manifestazione. Tanti sorrisi, tanta voglia di stare insieme, e adesso naturalmente la strada per quanto riguarda le nuove cose che ci saranno all'interno del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano, che per 2 anni consecutivi ha portato proprio nel Fermano, prima con Ferma e poi con Rubianello, il campionato nazionale. Lo sta facendo bene Gian Piero Conti insieme ai suoi collaboratori, e naturalmente siamo convinti che anche nel 2018 e anche la strada potrà dire qualcosa di importante, targata Centro Sportivo Italiano. Emanuele Serrani si è aggiudicato l'ultima prova della Cross Cup 2017-2018 a Grottazzolina. È stata una gara dura, sei partito un po' indietro, poi hai rimontato Costanzi e sei riuscito a staccarlo forse nel momento più duro della gara. Sì, diciamo, le partenze non sono il mio forte. Fabio è partito molto bene, lui quest'ultimo anno è migliorato tanto e sinceramente pensavo oggi di non riuscire a batterlo, poi un po' con la tecnica mi sono salvato, diciamo, via. E poi dopo la gara era molto dura perché c'era parecchia salita, il terreno molto appiccicoso, e c'era da spingere forte, diciamo, è andata bene. Tracciato bello ma a un certo punto impegnativo, la vigna è stata quella che ha fatto la differenza tra virgolette. Sì, la vigna sembrava che ci avevano messo la colla stanotte, veramente appiccicava tanto, no, la bicicletta non scorreva. Comunque dai, alla fine parte il risultato, una bella giornata qua, come al solito qua a casa di Mario si viene volentieri per stare insieme, è più una festa che una gara vera e propria. Poi per ricordo di Ugo, diciamo, è anche un motivo in più, ci tenevo anche a vincere, diciamo, per quel motivo lì, per ricordare Ugo che era sempre presente lui, e ancora lo ricordiamo con affetto. Sei divertito? Sì, è divertito, sì. Beh, un po' faticosa, la sera un po' meno faticosa era meglio, però dai, ci siamo divertiti. Finiscono le gare di ciclocross, ormai si riparte su strada, anzi già si è ripartiti su strada e ti verremo impegnato anche lì? Ma su strada difficilmente, perché con gli impegni con i ragazzi di Monte Granaro, dei calzaturieri, col comitato regionale e altri impegni, su strada poco. Se riesco qualcuna sarò presente. Massimo Viozzi, uno dei vincitori della Cross Cup 2017-2018, oggi si è conclusa qui a Grottazzolina, una bella soddisfazione, come l'hai vissuta? Bella, oggi ottima organizzazione, un bel percorso, proprio percorso a Geocross, una bella festa finale. Adamo Rey invece oggi non ha potuto gareggiare per un problema fisico, però è riuscito per il rotto della cuffia ad aggiudicarsi il successo. Veramente per un punto ho vinto la classifica, però nonostante tutto sono venuto ugualmente perché mi piaceva partecipare, essere presente a questa competizione, questa manifestazione che si fa qui da Traini, perché è una grande persona, organizza sempre una festa oltre che organizzare una gara di ciclocross. Simona Cinti alla prima alla femminile, una bella soddisfazione, tante sono state le gare, freddo e tante altre cose, però alla fine una bella soddisfazione. Sì, davvero una bella soddisfazione, una bellissima stagione, e ho potuto partecipare appunto a tutte le gare, anche se qualche gara con qualche difficoltà, ma diciamo fanno tutte parte del gioco. Quest'ultima gara molto bella, come diceva il mio amico Massimo, proprio una vera gara da ciclocross, sempre una bella festa qui a casa di Mario, e è sempre un onore per noi della Mario Pupilli ospitare tutte queste belle persone. Elite Sport, il successo è andato a Gabriele Viozzi, una bella soddisfazione, te l'aspettavi? Sì, ho provato a fare tutte le corse nonostante gli impegni con la scuola, e mi sono divertito e è andato tutto bene. Andrea Campedella, MG Bike, ha vinto la sua Cross Cup, davvero un bel impegno, però grande soddisfazione alla fine. Beh sì, come primo anno, prima stagione in ciclocross, prima vittoria davanti al mostro Emanuele, quindi mi accontento, sono felice, ci vediamo l'anno prossimo. La RSB invece con Tempestilli vince
Una bella categoria, voi che avete qualche anno in più vi siete divertiti ma avete faticato tanto, oggi è stata tanta fatica. Divertimento tanto, solo che io non vado mai in bici, l'allenamento non ce l'ho, però mi piace, mi ci impegno, oggi è anche stato un bel percorso. Non c'è niente da dire, insomma, se è andata bene. Giampiero Conti è responsabile settore ciclismo del Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale. Si è conclusa la Cross Cup, impegno iniziato ad ottobre e chiuso qui a Grotta Zolina nel mese di febbraio. Tante belle prove, oggi la premiazione finale, insomma è stata una bella bella riuscita di questa manifestazione. Sì, è stato un percorso abbastanza lungo, abbiamo iniziato a novembre e finiamo qui a Grotta Zolina come da tradizione, quindi una bella soddisfazione. Possiamo dire che siamo stati fortunati anche perché il tempo è stato clemente e c'è stata sempre una bella partecipazione. Diciamo che abbiamo avuto un totale di 450 partecipanti e quindi siamo soddisfatti. L'aver sdoganato la nuova versione, in pratica quella della partecipazione con la premiazione finale, è riuscita alla perfezione. Beh, noi ci piace il rischio, volevamo provare questa nuova formula, abbiamo avuto un ottimo riscontro, quindi penso la riproporremo il prossimo anno. Ciclocross, che è stata veramente un'ottima iniziativa, ma siete già pronti per la strada, quando inizierete con le prime gare targate CSI? Il ciclocross è un'ottima iniziativa, è un'ottima disciplina e questo lo posso dire senza ombra di dubbio. Oggi chiudiamo qui a Grotta Zolina ricordando Ugo Traini, e Ugo e Mario sono stati dei pionieri del ciclocross, quindi penso più di 40 anni fa organizzavano il ciclocross prima di tanti altri che organizzano in questo momento, quindi chiudiamo qui proprio dove dovevamo chiudere la stagione. La strada, dobbiamo ultimare il calendario e quindi partiremo presto. Avete anche in mente qualche altra idea per valorizzare il territorio, soprattutto per quanto riguarda Grotta Zolina? Le idee ce ne abbiamo tante, adesso non possiamo dire quello che possiamo fare, però abbiamo tanti progetti, vediamo quello che porteremo a casa. Uno degli ospiti quest'oggi è l'ultima prova della Cross Cup 2017, è Blandino Trottianesi, il presidente dell'SC Monturanese. Oggi si è chiusa questa bella manifestazione, vediamo tanta bella gente e questo è anche un bel ciclismo. Sì, è bello perché c'è un seguito dopo del ciclismo normale, si continua a girare sulle strade e far divertire la gente. Intanto tutto pronto per quello che sarà il prossimo 5 maggio a Monturano per una gara nazionale, quest'anno si cambia da regionale a nazionale. Blandino Trottianesi, un impegno ancora maggiore, pronti però a regalare un grande spettacolo a tutto Monturano. Sì, siamo pronti già per il 5 maggio, tutte le squadre già iscritte o le migliori d'Europa, e speriamo che sia una bella giornata. Voglio far divertire tanta gente perché viene anche la Astana, allora parteciperà anche la nazionale russa, e voglio far divertire a tutti, anche quelli che non sono sportivi, per far capire che il ciclismo è lo sport più bello della vita. Ricordiamo il 5 maggio il Gran Premio Comune di Monteurano, una gara molto importante perché quest'anno è arrivata alla nazionale, ci saranno le nazionali proprio come ha detto Blandino Trottianesi, ci sarà la Astana, ci sarà la Gazprom, la nazionale russa, ci sarà la Dimension Data, gli svizzeri di Mendrisio, le migliori formazioni italiane, dilettanti elite under 23, diventerà un appuntamento ancora più importante di quello che era. Sì, beh, è una gara molto importante perché con 3 mesi prima anche già chiuse le iscrizioni, significa che questa gara ha già una certa importanza. Poi non è questa, ormai noi siamo sui piedi dell'Europa perché è 63 anni che faccio queste gare a Monturano, allora la gente ci tiene, speriamo che sia una bella giornata e che venga fuori una grande gara perché ci sono le migliori squadre europee. Ti facciamo fare un appello perché siamo ancora lontani ma tanto vicini a maggio, che appello vuoi fare a tutti i monturanesi e a tutti coloro che ti vogliono bene?
Ma l'appello già me l'hanno fatto, già mi hanno corrisposto tutti gli sponsor, con il comune siamo, già sto lavorando, siamo pronti che arrivi il 5 maggio per fare questo grande evento. Passione e professionalità nel mondo delle due ruote. Cicli Falgiani, ad Ascoli Piceno, offre una vasta gamma di biciclette ed accessori per tutte le tipologie. Bici Scott, Olimpia, Scapini, Montana, accessori Scott, scarpe tecniche, corsa e mountain bike Scott, Sidi, Vittoria, integratori Pro Action, Named, Y, abbigliamento Scott, Castelli, Nexo Skin, caschi e occhiali Rudy Project, Salice, Scott, Brico, Lival, MyWiFi, Abus, videocamere, GPS, Garmin, Polar, Campagnolo, Shimano, Intimo, Bionic e Nexo Skin, abbigliamento tecnico Bionic, copertoni Continental, Schwalbe, CST, Michelin, Kenda, Cicli Falgiani e anche assistenza tecnica e test postura. Cicli Falgiani, via Amalfi 1/3, Ascoli Piceno. Telefono 327 69 36 853. Italiano in città e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Cruise Jeans, istinto blu, jeans e maglieria. Prodotti esclusivamente made in Italy, con l'outlet a Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, in via Cincinnato. Visitatelo. Se vuoi vestire alla moda, Cruise Jeans è il tuo punto di riferimento. Cruise Jeans, istinto blu. Per informazioni 0861 847237. www.cruisejeans.it. Hai un cuore sportivo? Scegli il tuo partner. GM Sport ti offre produzione di abbigliamento sportivo personalizzato, serigrafia, servizi di ricamo ed inoltre cartellonistica, pannelli premiazione, stampa su automezzi, striscioni, bandiere, gagliardetti. Tutto all'interno dell'azienda, senza intermediari e con la competenza che li contraddistingue. GM Sport è anche i migliori marchi presenti sul mercato. GM Sport è a Ponzano di Firmo, in via Ancona 35. GM Sport, il tuo partner di fiducia.